Buonasera a tutti, sono le 18.49 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per la parola. Prego, dottoressa. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto lettura e approvazione per varie precedenti sedute consigliari del 29 marzo e del 29 aprile 2021. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non ci sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto del giorno che ha cominciato adesione all'associazione dei comuni del San Valentino, provvedimento. Allora vice sindaco di tutto il governo. Grazie Presidente, come noto sul nostro territorio esistono due lati, quindi che vengono utilizzati per la produzione di energia elettrica, e principalmente quello di casa e quello di bomba. E poi con un grosso impianto di derivazione alimentano la centrale che ha sede a San Valentino. L'insieme di queste strutture viene denominato Sant'Angelo. Queste opere e le derivazioni esistono sul comune di Attivo, Archia, Pescia, Bomba, Caso, Cintella, con il diverso Paro San Martino, Gesù Marina, Palombaro, Pernaromo, Perano, Pietra Ferrazzana, Villa Santa Maria, Petrucella, Pellina e Rocca Scalina. Il 10 marzo del 2021 si è avuta una riunione dei rappresentanti di questi comuni a fine di porre in essere tutte quelle azioni necessarie per salvaguardare la possibilità dell'uso plurimo delle acque e sia per realizzare tutte quelle attività necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza critica e per mantenerle, pur mantenendo l'uso idroelettrico. E in questa riunione si è deciso di costituire un'associazione denominata appunto Associazione dei Comuni del San Valentino, con la finalità di rappresentare e curare gli interessi dei comuni del territorio, sia per quanto riguarda la manutenzione, sia per quanto riguarda la gestione della grande derivazione per uso idroelettrico della struttura Sant'Angelo. Quindi io questa sera sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di aderire quindi all'Associazione dei Comuni del San Valentino, con sede in Bomba, piazza Matteotti 1, di approvarne l'atto costitutivo e lo statuto che sono allegati alla presente delibera, di dare atto che l'adesione alla suddetta associazione è del tutto gratuita e non prevede impegni di spesa, di dare atto una data al sindaco che procede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e di chiedo poi Presidente con un'altra votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie vice sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi? Prego Presidente. Fermo restando la bontà dell'iniziativa e le premesse appunto che costituiscono l'atto costitutivo e quant'altro, una domanda più che altro, è una curiosità, no? L'assessore del Decano parlava del 10 di marzo, io ho un primo incontro, poi sull'atto costitutivo c'è stato dalla 7 aprile la videoconferenza, ma il fatto costitutivo è stato già approvato. È stato già deliberato. Cioè, mi spiego, siccome 10 marzo, 7 aprile, Consiglio Comunale di oggi in seduta straordinaria, 27 maggio, c'è stato un Consiglio Comunale a fine aprile, come mai non è stato portato in Consiglio, che sarebbe stato anche più
più corretto secondo me nei termini, diciamo, analogica temporale, no? Questo. Perché in questo periodo delle varie riunioni si è discusso circa la necessità di provvedere alla registrazione di questa associazione proprio per alcuni adempimenti burocratici previsti per... siccome poi alcuni comuni avevano già deliberato, si è pensato quindi successivamente di, dopo che sono state fatte delle ricerche sia per quanto riguarda la possibilità di creare questo nuovo soggetto, di dargli un riconoscimento fiscale con la registrazione. Quindi l'atto costitutivo non è ancora firmato, quindi si provvederà una volta che avranno deliberato tutti i comuni, perché oltre al comune di Casoli manca anche qualche altro comune, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, alla sua registrazione e per poter poi adempiere a tutti quegli adempimenti previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto. Okay, grazie. E poi un'altra domanda? Ci sono gli altri comuni che hanno già sottoscritto? No, sono ancora sottoscritti. Non hanno deliberato? Qualcuno ha deliberato, già deliberato. Ok. E poi una curiosità, visto che comunque parliamo sempre di Casoli come capofila, come riferimento del territorio, come mai non è caso della sede? È buffa, è una curiosità, una domanda da risolvere. I due invasi hanno sede a Casoli e Bomba. L'iniziativa delle prime riunioni è partita da un comitato che già stava portando avanti altre battaglie sul territorio, e quindi si è pensato di istituire, per voi una sede andava comunque scelta. È stata scelta la sede del territorio. No, quali sono stati i criteri? Perché secondo me passo a tutti i criteri. Come territorio, come storia, come abitanti. Avrà un peso determinante nelle decisioni, nella formazione della giornalità. E poi lo dico così, ma siccome voci di corridoio, quindi poi le voci lasciano il tempo che trovano, si parla che già chi è il presidente. È vero? Esiste un comitato. No, io penso che il caso deve avere un ruolo, cioè noi come Consiglio Comunale dobbiamo aderire, dobbiamo dare un dato favorevole all'iniziativa, però dobbiamo anche, penso, come luogo nostro di minoranza, se ci è concesso almeno questo, di dire, signori, partiamoci affinché Casoli abbia dei riferimenti all'interno del direttivo. Sì, a caso che avrà senz'altro un riferimento all'interno del direttivo, anche perché le riunioni che si fanno adesso sono ancora riunioni informali, perché finché non verrà data l'ufficialità della Costituzione, sono incontri che si svolgono tra i vari amministratori della zona proprio per affrontare alcune problematiche. Io ho omesso di dire che in questo periodo si sta discutendo della nuova legge regionale proprio su queste concessioni, si stanno facendo degli incontri con gli altri comuni, degli altri territori proprio per coinvolgere anche questi. E la cosa più importante che il Comitato ha come scopo è quello di un utilizzo diverso di questi invasi, non soltanto ai fini della produzione di energia elettrica, e non da escludere alla fine la possibilità anche di quanto la legge nazionale e la legge in recepimento in regione parla di sovracanoni che dovrebbero ristorare i comuni per la presenza sul nostro territorio di questi invasi e di queste strutture, diciamo. La domanda principale era perché questo lasso di tempo, dal 7 di aprile, 10 marzo, 7 aprile, c'era un consiglio comunale ordinario, potevamo... Sì, se non mi sbaglio in quel consiglio c'era l'approvazione del bilancio, non era forse la... Ci sono anche tanti altri... Era solo per capire se già c'era un iter già costituito oppure no. Quindi chi ha presenziato? Io o il sindaco? Chi è il rappresentante di Casoli in questi incontri? Tutti e due abbiamo parlato, perché gli incontri sono venuti in video con me. Abbiamo detto tutti e due abbiamo parlato. Va bene, grazie. Grazie consigliere, grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto, volete esprimere il voto? Sì, noi votiamo favorevolmente considerando la delicatezza dell'argomento e fermo restando le critiche.
che espresso dal collega. Grazie Presidente. Posso un attimo? Passiamo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno che ha come oggetto adesione all'Associazione dei Comuni del San Laventino? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno, quindi grazie per la partecipazione. Dichiaro chiusa la seduta. Presidente, posso fare una comunicazione continua? Al consiglio è già dichiarato la chiusa? Sì. E quindi io sì. Un attimo, un secondo. Generale, perché la scusa un attimo, siccome l'architetto sta riprendendo. No, non riprende. La famiglia dei Nobili ha stipulato il rogito notarile per la vendita del fabbricato di via centrale messa a disposizione del comune al 1 euro, e quindi si è raggiunto questo obiettivo. L'acquisto è avvenuto da parte di una ditta di Giulianova, di un'impresa di Giulianova, che inizieranno anche a breve i lavori per la ristrutturazione, come previsto anche nell'impegno assunto con il comune di Casoli. Una ditta che ci è sembrata molto seria, molto attenta, e diciamo per la famiglia De Nobile è stato certo un dispiacere, però è anche un'opportunità, perché ovviamente un immobile di quelle dimensioni, e se non viene ristrutturato, crea solo disagio. E penso che per caso e per il centro storico sia un'occasione, un'opportunità per la riqualificazione. La ditta, così per le vie brevi, da quello che ha detto ai miei congiunti e mio marito, pare che voglia fare realizzare dei mini appartamenti da affittare, non so se a uso familiare o ad uso turistico. Ecco, questo ci tenevo a condividere con il consiglio questa notizia, questo fatto. Grazie. Grazie.